Allora, nell'autunno scorso usciva il vostro ultimo lavoro, Bad Boys, e io ho trovato un sound e anche un utilizzo della voce molto evoluti, anche un setup forse più evoluto. E a cosa è dovuto questa evoluzione? Cioè, sono cambiati i vostri ascolti, sono cambiati i vostri gusti, oppure era roba che era già presente e aspettava solo di venire fuori? Guarda, è entrato nella squadra un autotune. E questa scatola magica per la quale, grazie alla quale è impossibile suonare. Ha influito, immagino di sì, la presenza, o meglio la collaborazione di Salvatore Principato in questo lavoro? E in generale, secondo voi, è importante che ci sia un produttore a contaminare, tra virgolette, in senso buono, il lavoro di un gruppo? Innanzitutto il lavoro con Salvatore Principato è stato, non solo dal punto di vista musicale, ma anche umano, proprio come essere musicisti nel 2014, con un personaggio che è stata la storia della musica per noi, soprattutto per me. Ho partecipato a circa 55 anni, quindi uno che bazzica la scena da una trentina d'anni e ci ha insegnato un sacco di cose, proprio anche l'approccio alla musica in senso generale, nel senso di come viverla, delle relazioni anche tra i componenti delle band, fra anche le altre persone, la collaborazione anche quanto riguarda la produzione artistica. È stato un lavoro che ci ha soddisfatto, insomma, assolutamente, ci ha soddisfatto per quello che riguarda il suono, l'utilizzo di molte percussioni. Tutto quello che c'è stato intorno è stato veramente... prendendo fuoco la nostra decline, questa sera non suoneremo probabilmente, però sì, tutto quello che c'era intorno è stato di sicuro, cioè è stato infinitamente utile, no? Sì. Cioè nel senso, allora, la storia di Salpì è praticamente, lui ha fatto dei singoli in realtà assolutamente pionieristici, seminali, non so, tutti gli aggettivi del mondo, e poi è andato a fare tutt'altro per 20 anni insieme ai suoi compagni di band, nel senso che tutti si sono dimenticati di quelle cose per 20 anni, e poi a un certo punto si sono accorti che erano avanti di 30 anni, e quindi gli hanno detto: ah, sai che c'è, magari sai, tutto comunque il fenomeno delle reunion, tutto, conoscendo Sal ti rendi conto di che cosa significa, cioè l'insegnamento, quello che ho preso io, che alla fine non conta. Noi siamo, magari in passato abbiamo fatto l'errore di dare molta importanza a tutto quello che sta intorno alla band, mm-hmm. E poi alla fine conta solo la musica, ma in realtà oltre contano solo i pezzi, cioè contano solo le canzoni che fai. Mi dite il perché del titolo Mastro Ianni Keep It Real, che mi ha incuriosito molto. È assolutamente la tipica domanda per cui creiamo assolutamente ogni tipo di sfondo artistico. Ascoltavamo il pezzo in studio e lui fa tutto quello che hai detto. Ho detto, questo mi ricorda quei film anni 60 con Sofia Loren che esce in grembiule sulla terrazza d'Amalfi con delle mele. Il mood del pezzo, sai, quelle cose inutili. Ma noi allora passiamo il nostro tempo a dire: questo tavolino ha le ciabatte, ok? Che è una cosa che non ha senso, cioè tu non capisci, ok? Cioè questo passiamo la nostra. Quindi ascoltavamo il pezzo e lui diceva: sto pezzo è Sofia Loren. Però Sofia fa, usiamo Mastroianni, sai quelle scene in cui... Però siccome eravamo immersi nell'hip hop, abbiamo detto: però non possiamo chiamarlo solo Mastroianni, cioè che qua crolla tutto il castello, chiamiamolo Mastroianni di Pirria. Così sembra hip hop, no? Voi avete suonato molto all'estero, in Europa, non solo in Italia. Come avete trovato delle differenze di pubblico rispetto a quello italiano? Meglio o peggio? Differenze sono di attenzione, fondamentalmente, cioè non so, c'è una sorta di rispetto in realtà che ne abbiamo notato
All'estero, dici? Sì, all'estero, verso le band che suonano live. Cioè, noi abbiamo fatto comunque dei concerti che iniziavano alle 8:30 e comunque la gente arrivava alle 8, era puntuale, il bottiglino, comprava il biglietto, entrava, aspettava che iniziasse il concerto e una volta iniziato il concerto erano tutti attenti a guardare la band e ad ascoltare la musica, fondamentalmente. Quindi questa qua è una differenza, non lo so, in Italia abbiamo notato un po' più di disattenzione, cioè discontinuità nell'attenzione. Sembra, detto così, sembra che sia un particolare, sai? No, notato che... No, allora, certo, cioè in Italia praticamente per avere l'attenzione del pubblico devi metterti a palleggiare con le arance tipo recitando Manzoni. Sai, no, sono qua, sono qua, perché c'è quello che sta andando in bagno, l'altro sta limonando, l'altro, sai, sta agguantando la tipa della vita, l'altro cellulare su tutto Juve, gli altri sono fuori a fumare. In Francia, cioè noi appunto siamo arrivati al primo concerto, qui in Francia, in Europa in generale, in quelli che gli altri paesi, siamo arrivati al primo concerto con questo mood qua, cioè io con le arance in tasca, il libro di Manzoni, sai. Arriviamo a un certo punto, ha alzato un braccio e tipo metà della sala ha detto alzato un braccio, hai visto? Cioè tutti così tipo che ci fissavano. La differenza perché molta pressione arriva allora forse. No, sì, devi fare tutto, cioè devi fare tutto un altro. Sembra una pressione anche positiva, perché sì, ti sei salvato, quindi senti, oh, c'è qualcuno che sta ascoltando quello che stai facendo, quindi sei anche più, come dire, sei anche più propositivo, come dire, dal punto di vista artistico. Cioè suoni anche in maniera, cioè, ti senti anche apprezzato, ti senti. No, però è proprio quella la differenza, cioè comunque c'è la gente che ha pagato un biglietto. No, il concerto se lo vuole vedere tutto, si vuole vedere anche la vendita di supporto, poi va a studiarsi il merchandise, fa gli studi di settore, se compra quella maglietta, quell'altra, c'è tutto. Cioè è tutta un'esperienza, non è una roba per... Io torno sempre in giro la mia ragazza perché va ai concerti perché c'è la sua amica che ci deve provare con uno. Questa cosa mi manda in bestia, cioè se tu vai a un concerto è perché ti piace quella band. Cioè non è che sei lì per caso. Certo. Ci sono altri che sono andati, no, una roba che tu devi studiare. È una cosa seria, se vuoi. Esatto. Seguite la scena musicale italiana? C'è qualche artista recente che vi piace, vi ha colpito particolarmente? Ci piace molto Vaghe Stelle. Mm-hmm. Avete anche fatto il... Sì, gli abbiamo fatto un re-edit di un pezzo. Diciamo che... Sì, ci piacciono le cose italiane che non sembrano molto italiane, comunque. Okay. Non siamo molto fan del... cioè, non ho niente... Cioè, non abbiamo nessun tipo di guerra... Non abbiamo nessun tipo di guerra santa contro il cantautorato italiano, però di sicuro non mi trovo a mio agio ad ascoltare. E le cose in italiano non cantautorato? Fammi un esempio? Che ne so. Cioè, adesso sono i Gazebo Penguins, sì, Fanny Fire Game, quelli è che non siamo proprio dei fan dell'hardcore in generale, proprio a livello globale, perché fanno più o meno quello, sì, sì, una roba, sì. No, noi siamo un pochino più femminucci sotto quel punto di vista, nel senso, okay. Non ci piace la musica quella arrabbiata. Va bene, perfetto, grazie. Su Gazebo Penguin sappiamo più, sì, non vi sei più. Un pelo, ci dicono che è pop allora. È azzeccato. No. Grazie a voi, grazie a andare in pace. Okay. Andiamo a mangiare, che si può mangiare. Le spie, cioè. No. Le spie sono pronte per lei. Ah, questa non può stare giù? La vuoi tu? Però in Italia si mangia molto meglio che in Italia. Ma voi perché vi chiamate Did? Perché Did? Che non voleva che ve lo chiedessi. No, lei sta riprendendo, quindi adesso a camere spente. Non vuol dire niente. Non si dice. Niente. Ah, è come la storia di... È l'acronimo di? Niente, no, niente. Oh, la storia di Mastroianni. La storia di Mastroianni in che senso? No, è come tipo la storia di Mastroianni. Sì, cose, okay, che non hanno senso. Perfetto. No, sai cos'è? Che sono alla tre fine te l'ho chiesto, perché fai festival, cioè, perché sono solo tre lettere, quindi diventa gigante nei festival. Questo è un motivo. Questo è un motivo, mi sono. Sì, mi sono... Sì, questa è roba da pubblicitari professionisti, non è una stronzata. Quindi, sì. Anni fa bisogna. Wow.
Ciao.